posto sull'erba amara indistinta e vicino. E questo tempo dipende da noi tutti. Il tempo per poter affermare ancora una volta libertà, giustizia, pace, solidarietà. Dipende dalla capacità che abbiamo di poter affondare le mani, di potercele sporcare. Dipende dalla capacità che abbiamo ancora di amare, così come Don Peppe continua ad amarci. Grazie per essere venuti qui. Grazie per essere in tanti e per aver sentito l'appello di Mamma Yolanda e di Papà Gennaro. Grazie a tutti voi. Grazie per il vostro impegno. Questa città, questi sacerdoti, questa terra, questa regione vi accoglie, vi apre le mani, ve ne stringe, vi dà un abbraccio. Grazie per il vostro impegno. Salvatore è stato dato tutti, io non voglio ripetere perché sicuramente potrei dimenticare qualcuno, ma consentitemi un grazie a zia Gennaro e zia Yolanda, io li chiamo affettuosamente così, genitori di Don Peppe Diana. E un grazie va spontaneo a tutti i caduti, tutte le vittime innocenti della Camorra, per mano della Camorra. Don Peppino Diana era di Casal di Principe, era un casalese, e di Casal di Principe Don Peppino Diana sarà sempre un casalese. E questo il termine che vorrei che si usasse per casalese, per cittadino di Casal di Principe. I valori, la vita, la breve vita, io dico, di Don Peppe Diana, ma il lungo insegnamento che ci sta dando e che ci darà nelle generazioni future. Io ho ricordi personali di Don Peppe Diana che porterò con me, che sono bagaglio della mia vita, sia come uomo ma anche come amministratore negli ultimi
negli ultimi tempi. Poi ci sono tanti momenti che abbiamo condiviso insieme a tutti quanti, non pochi quelli che abbiamo condiviso a Lourdes. Siamo stati parecchi anni insieme a Lourdes e vorrei ricordare che Don Beppe Diano era veramente un grosso devoto della città di Lourdes. Signori, io, il mio è veramente un saluto, ripeto, io lo dico con tutto me stesso, io vorrei che Casal di Principe fosse la città che tutti quanti sogniamo, che tutti quanti vogliamo, che tutti quanti vorremmo, che potessimo trasmettere fuori. Ed è questa la Casal di Principe che dobbiamo volere. Grazie a tutti. Per produrre la mozzarella della legalità, per produrre piante officinali. È un'antimafia che si fa storia, è un'antimafia concreta, quella delle azioni, un'antimafia come direbbe qualcuno che si mangia, quell'antimafia che dà i prodotti e che veramente sono il segno concreto di quello che si fa. Ed è il segno, speriamo che possa, perché la cooperativa è di tutti quelli che sono qui questa mattina e di quelli che non ci sono. Una cooperativa globale, dove ognuno potrà sentirsi a casa sua. E questa mattina è stato firmato questo protocollo. Adesso introduciamo il tema delle fiaccole della memoria. Più di 60 istituti della provincia di Caserta hanno lavorato sulla vittima innocente di mafia, hanno ospitato i familiari e questo è stato per Libera veramente un grande avvenimento, perché ha fatto recuperare storie di ragazzi uccisi e dei quali ne avevamo dimenticato perfino forse il nome. Ha recuperato alla memoria collettiva un episodio, un'azione, ma anche una famiglia che forse aspettava da troppo tempo che qualcuno gli potesse tendere una mano. Questa iniziativa è stata fatta così e oggi abbiamo recuperato alla memoria decine di nomi che forse nessuno più se ne poteva ricordare, e grazie alle scuole, tutte le scuole che hanno lavorato su questi temi, dal nord al sud, al centro, da quelle di Casal di Principe, che ringrazio per prima, alle scuole di tutta Italia e di tutta la Campania. Grazie per aver lavorato su queste cose, siete state veramente ammirevoli. E per questo introduco quindi un familiare del coordinamento delle vittime di mafia che viene qui a parlarci, Giacomo Lamberti.